Bene, buon pomeriggio, ben trovati per il quinto appuntamento del corso di quest'anno che, come vedete, è dedicato oggi, il titolo che Andrea Savio dell'Università di Padova ha scelto, I segreti del palazzo, spie e informatori. Finora abbiamo considerato il rapporto tra immagini e pubblico, diciamo così, no? Tra le immagini dipinte nel palazzo e il pubblico che lo frequenta, come un rapporto, potremmo dire, biunivoco, no? In cui gli sguardi delle figure picte, dipinte, e gli sguardi dell'osservatore, degli osservatori, si incrociano. E, oltre agli sguardi, poi abbiamo detto, ci sono anche le voci, no? Che popolano questi spazi. E il nostro tentativo quest'anno è proprio stato questo, di introdurre questa tematica che ha un seguito anche oggi abbastanza imponente a livello della corporazione ristretta degli storici specialisti, per così dire. Però io ho cercato di fare questo esperimento, perché mi interessano queste cose, non voglio dire che vi ho scelto come delle cavie, questo non voglio essere irrispettoso, ecco, ma ho scelto questa tematica per vedere come funziona anche a un livello, come dire, descrittivo, di allargamento, per così dire, di una tematica che può apparire ristretta e invece per me non è ristretta, perché coinvolge anche noi oggi come cittadine e come cittadini a diversi livelli, questa cosa di come il potere si mostra, di come noi lo guardiamo, e oggi, questo è, come dire, l'intreccio tematico che ho cercato, come dire, di comporre in una specie di, così, di collana, è come il potere anche si cela, si nasconde, o viene visto o viene spiato. Ecco, allora noi finora abbiamo mostrato il potere che si esprime talvolta anche, come dire, con lo sfarzo, no, del suo potere, della sua potenza. Certo, qui ci sono le cerimonie pubbliche, c'è tutto un altro aspetto che quest'anno non abbiamo voluto toccare, perché abbiamo detto rimaniamo dentro le stanze del palazzo. Però quello è, no, come il potere si mostra, come si autocelebra in qualche modo. E invece oggi vediamo anche un'altra faccia della medaglia, no? E cioè nello sforzo di concretezza, poi, no? Che è un po' una cifra, mi auguro che sia almeno colta, ecco, un po' questa cifra, nella concretezza delle nostre analisi. Non dimentichiamo mai che le immagini, le proposte, le parole sono dipinte o parlate da degli esseri umani, no? Che hanno delle culture, delle mentalità, degli interessi, non vivono nelle nuvole, non sono degli angeli che vivono fuori del tempo. Allora, nello sforzo di questa concretezza, vedere veramente come funzionano questi meccanismi, oggi il tema delle spie. E voi sapete, la prima lezione citavo una frase, vi dissi, che mi ha sempre intrigato, mi ha sempre colpito, una frase di Norberto Bobbio, che la democrazia, per essere tale, la ripeto brevemente, insomma, deve essere trasparente, cioè deve essere sempre visibile, non deve tenere, come dire, un qualcosa di segreto, di nascosto, di oscuro. E lì ovviamente c'è un dibattito che anche c'era nel Medioevo, nell'età moderna che studiamo. Un inglese diceva: l'esercizio del potere del re deve consistere nella jurisdictio, diceva lui in latino, che vuol dire concretamente l'attività che il principe attua con i tribunali, con le leggi, diciamo, con la sua pubblicità, no? Perché anche questo è una pubblicità, anche con quelle cose che abbiamo visto. Questa è la jurisdizio. Il dire il diritto, vuol dire in latino, no? Il dire la giustizia, che è al centro di tutto questo elaborato complesso, no? La giustizia sta al centro di tutta questa storia, l'idea della giustizia. Il principe è il principe, la regina Elisabetta prima d'Inghilterra, il re Carlo V, l'imperatore Carlo V, è perché sono giudici. Questo
differenzia queste realtà dalle nostre. Però c'è anche qualcosa di simile, di analogo. Allora, c'è la jurisdizio, che è questo modo, diciamo, pubblico in cui il potere si esibisce, e c'è, dicevano questi antichi nostri progenitori, diciamo una frase, c'è il gubernaculum. Cosa vuol dire il gubernaculum? È il segreto. È quella riserva di segretezza, di arbitrio, che il principe, che sia il doge di Venezia e il Senato, o il re d'Inghilterra, o il re di Francia, che il re trattiene. Perché? Perché altrimenti non sarebbe il re. Perché se non mantiene, per così dire, questa sorta di sfera di arbitrarietà e di segretezza, non sarebbe il re. E scendendo così dall'iperuranio dei piani alti ai sottoscala, ovviamente la politica moderna si articola anche nella sua dialettica. C'è l'Inghilterra, c'è la Francia, c'è Venezia, c'è il Papa, e tutti questi soggetti sono spesso in conflitto l'uno con l'altro e esigono che ci sia una sfera molto solida, voi mi comprendete, di gubernaculum, di segretezza. Noi dobbiamo mantenere una sorta di impermeabilità, no? Le nostre decisioni, dicevano i veneziani, non devono essere trasmesse all'esterno. Non si deve sapere quello che noi diciamo nei consigli. La famosa magistratura degli inquisitori di Stato, quando nasce, si chiama gli inquisitori contro la propalazione dei segreti. I segreti vuol dire i nobili che escono dal Senato, dal Consiglio dei Dieci, dal Maggior Consiglio, e in piazza dicono: abbiamo deciso questo, si è discusso di questo. Segretezza impossibile da mantenere, naturalmente, visto che il corpo sovrano è composto, come vi abbiamo detto tante volte, da 2500 persone, no? Molto loquaci, perché voi sapete che a Venezia non c'è niente di segreto, i veneziani lo sanno, non si può fare nulla di segreto in questa città, ecco, da sempre. Però c'era questa regola, va bene? Allora le potenze in conflitto hanno necessità di sapere, e qui nascono i corpi, diciamo così, corpi, delle figure addette a insinuarsi nei corridoi, negli anfratti di questi consigli, in tutta Europa, non è un'eccezionalità veneziana, per carpire queste novità, questi segreti. Allora, oggi ci siamo spostati, per così dire, dall'ufficialità a questa sorta di articolazione un po' più nascosta, ma altrettanto interessante, mi auguro, dell'esercizio, della manifestazione del potere, dell'autorità, della Repubblica. Va bene, allora Andrea, questa lunga premessa era necessaria, e a te la parola. Andrea ha detto che parlerà mezz'ora, 40 minuti, poi interloquiremo, e poi anche a voi tutto il tempo necessario per le vostre curiosità. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio il professor Viggiano per questa introduzione e anche per nell'introduzione stessa la citazione della magistratura degli inquisitori di Stato. Ecco, io questa sera, quando dovevo prepararmi per questo intervento, mi sono chiesto: molti di voi saranno venuti attratti da quel titolo, spie soprattutto, più che i segreti del palazzo e gli informatori. Le spie per una società, come è già stato detto, in guerra, erano e sono, perché anche oggi noi stiamo vivendo un momento di conflitti, ma anche negli anni 60, 70, durante la guerra fredda, si utilizzavano delle persone che svolgevano questi incarichi, avevano una professione. E questa professione nasce proprio, si sviluppa nell'età moderna, in realtà le troviamo già nei tempi antichi, però nell'età moderna noi troviamo anche dei trattati che li riguardano, che li descrivono, e io oggi vi mostrerò anche qualcosa in merito. Ma poi questo tema dello spionaggio, dell'intelligence, è un tema che mi ha incuriosito ancora una quindicina d'anni fa, perché fa parte di quello che è il mito, l'avrete citato tante volte,
il mito e l'antimito di Venezia, la fortuna e la sfortuna di Venezia e la segretezza, gli inquisitori di Stato, il tema dello spionaggio fa parte proprio del confronto e del conflitto storiografico e non solo politico, le grandi discussioni tra gli ambasciatori europei sull'importanza o meno della Venezia dell'età medievale, moderna e contemporanea. Il professor Viggiano mi aveva chiesto di non essere troppo storiografico, però io oggi ho voluto comunque, non ho rispettato la consegna, e ho voluto comunque preparare una slide, ve la mostrerò e anche la commenterò, per mostrarvi, semplificando al massimo, come il tema dello spionaggio sia stato un tema molto dibattuto a partire proprio dalla nascita e soprattutto nel momento di massimo sviluppo di Venezia e poi anche con la caduta, come si è trattato di questo tema. Ecco, partendo da un'ottica centrale, dal palazzo. Nell'incontro, nel brevissimo incontro di oggi, io cercherò sempre di parlare partendo dal palazzo ducale, partendo da Venezia. Però mi autodenuncio subito, si sentirà anche dall'accento, io sono uno studioso che proviene dalla terraferma, dalla terra vicentina, e il tema dello spionaggio, e sarà un po' l'ultima parte dell'incontro, vorrò mostrarvelo anche dal punto di vista di come vivevano queste spie, e io ho studiato essenzialmente spie che vivevano nella terraferma, e vi spiegherò anche un po' qual era un po' la professione di spia, come ci si arrivava, e anche cercherò di discutere il tema della spia, perché già il tema della spia sarebbe sbagliato in ambito di età moderna, perché ha un'eccezione negativa rispetto al tema del confidente o dell'informatore. Il breve incontro di oggi è suddiviso essenzialmente in due parti. Da una parte lo spionaggio veneziano, tra mito e antimito, come cambia il tema dell'intelligence praticamente in 5 secoli, da dentro e fuori il palazzo, perché da dentro il palazzo c'è una certa visione, da fuori tutt'altra, e poi anche chi sono i protagonisti di questo tema. Io lo dirò poche volte, però da una parte ci sono gli ambasciatori, perché poi il tema riguarda Venezia, riguarda il centro del Palazzo di Venezia, ma in realtà riguarda tutte le ambasciate, i consolati e non solo fuori Venezia. È un tema che riguarda la politica, il centro, ma riguarda anche l'economia, riguarda anche la storia dell'arte e i grandi segreti che potevano addirittura riguardare i segreti che riguardavano l'industria del vetro, studiati all'epoca ancora da Paolo Preto. E poi un po' i temi più recenti, quelli di cui mi sto occupando io negli ultimi anni, ovvero soprattutto dopo il Covid o prima del Covid, all'interno un po' della storiografia di chi fa ricerca come me, tra più giovani e meno giovani, c'è un ritorno della biografia. C'è sempre stata, ma sembra ci sia stato un ritorno, e quindi occuparci anche della spia, dei turbamenti della spia, perché il lavoro della spia è un lavoro usurante. Noi magari si va in pensione un po' prima, adesso facciamo. Però com'è questo lavoro? Cosa comporta? E anche perché non è facile indagare chi era spia, non è facile trovare gli archivi di chi era spia tra 5 e 600, perché già trovarne uno del 2000 sarebbe un po' difficile. Ogni tanto sentiamo qualche inchiesta della magistratura su questo, però è un lavoro un po' discreto, perché di fatto è un lavoro difficile, e poi non bisogna lasciare tracce. E come si fa a individuare personaggi di questo tipo? Io me ne sono occupato essenzialmente di una e poi di qualche suo collega, e verso la fine di questo incontro vi racconterò proprio anche i turbamenti di questo e di altri personaggi studiati da altri colleghi in giro per l'Europa. E quindi il tema dello spionaggio è un tema che, come è stato detto all'inizio nell'introduzione, è un tema che non riguarda solo Venezia, però Venezia ci giocherà nel corso dei secoli e soprattutto nel momento d'oro. Ecco, io ho voluto farvi questo schema, spero non sia troppo complesso, però ci aiuta un po'
a capire come lo spionaggio veneziano nel corso dei secoli è stato studiato, è stato analizzato, è stato discusso, ma anche poi quelli che all'epoca si occupavano insomma, di comunicazione pubblica in modo molto diverso. Il momento magico, il momento d'oro dello spionaggio veneziano è il momento tra il 4 e il 600, il momento d'oro economicamente, politicamente, è il momento in cui il segreto dovrebbe rimanere celato all'interno delle stanze del palazzo, cosa che noi, come abbiamo già sentito, è una cosa impossibile. 2500 persone che parlano, ma ne basta anche semplicemente una. Ne è stato analizzato nel bellissimo libro di Filippo De Vivo, il caso Bonn, che lui racconta i segreti, ha analizzato come questo segreto si muova all'interno del patriziato veneziano e come gli inquisitori di Stato abbiano indagato su questo caso. Ecco, e qui siamo nel momento d'oro, tra 5 e 600, nel massimo acme dello spionaggio della Repubblica di Venezia. Poi succede qualcosa con la caduta della Repubblica. Mentre prima lo spionaggio era visto come l'importanza, il segreto dello Stato, era il momento dove Venezia si faceva grande perché riusciva a mantenere i suoi segreti, ma non era vero, perché non era sempre vero, faceva parte del mito stesso della Repubblica. Con la caduta della Repubblica, dopo la fine del Settecento, ma soprattutto i primi anni dell'Ottocento, quando la Repubblica cade come un castello di carte, lo spionaggio, gli inquisitori, il Consiglio dei Dieci, vengono visti come un organo che non lasciava libertà. Questo quando è stato analizzato nell'Ottocento, nel momento dei nazionalismi, nel momento delle libertà, ed è stato studiato ed è scritto soprattutto da studiosi e storici stranieri, da Rum in particolare, che non amavano, insomma, ampliarono la leggenda nera di Venezia. Quindi mentre soprattutto gli storici veneziani, gli ambasciatori veneziani nel 5-600 raccontavano nelle corti europee, poi facevano girare le voci sull'importanza di questo segreto, quando la Repubblica cade, la leggenda nera su questo tema, che poi c'era stata anche prima, ma soprattutto dopo la caduta della Repubblica, si incunea, comincia a descrivere lo spionaggio veneziano come terribile. I cittadini veneziani e veneti erano sottomessi da questa magistratura, non c'erano libertà e c'erano spie ovunque. Poi vi mostrerò anche uno dei passi più celebri proprio su questo tema. E poi c'è il momento, c'è una rinascita degli studi, soprattutto nel secondo Novecento. Persone che magari voi avete conosciuto o avete letto nel momento di ritorno degli studi della venezianistica, degli antichi stati italiani, in modo particolare delle istituzioni, perché nel momento d'oro sì, c'erano i segreti, c'erano gli inquisitori, ma non si andava a studiare cosa facevano questi inquisitori. Per poco si sapeva, un po' c'era l'alone di mistero. Poi c'è la caduta della Repubblica, questi inquisitori lavoravano male, erano terribili, ma poi bisogna arrivare al Novecento. Io ho scelto delle date ovviamente discutibili, 1973-1994, quindi temi e tempi molto recenti. 73 gli studi di Cozzi sul Consiglio dei Dieci, 94 il primo grande libro sugli studi, quindi chi di voi fosse interessato, di Paolo Preto, sui servizi segreti della Serenissima, sugli inquisitori di Stato. E poi, recentemente, Filippo De Vivo, Patrizi, informatori, barbieri, politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna. Ho messo la data in inglese, 2007, poi il libro in italiano, 2012. E lì invece non si parla più, sì, c'è una parte sugli inquisitori, sul segreto, ma lì c'è un nuovo tema. All'inizio degli anni 2000, con l'avvento delle nuove tecnologie, con l'avvento di internet, con l'avvento dei mass media, soprattutto internet, il tema della comunicazione. Come si comunica e i segreti rimangono all'interno della Repubblica, poi vi mostrerò un piccolo passo. E oggi, negli ultimi anni, io insieme anche ad altri colleghi, in modo separato tra di noi, chi in Olanda si è occupato delle spie di genere, io che mi sono occupato in modo particolare di un decennio della vita di un informatore,
Chi come Noel Malcolm ha studiato informatori, spie, cavalieri albanesi che si muovono tra la Spagna, Venezia e Costantinopoli, ecco l'importanza, perché prima sono stati citati gli stati europei, gli stati italiani, divisi, come ben sapete, ma poi c'è il turco. E questo è il grande tema di questi confidenti, spie e informatori. Spesso nelle ambasciate, gli ambasciatori spagnoli o anche quelli francesi o anche quelli inglesi, per informarsi su Costantinopoli, vengono a Venezia, perché a Venezia si sa qualcosa o tutto di quello che potrebbe essere successo dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi, e poi oggi c'è il ritorno di comprendere chi sono queste figure, non se ne conoscono tante, redigerne magari anche qualche biografia e capire anche quali sono le motivazioni che spingono queste persone a svolgere questo lavoro, perché è un lavoro pericoloso, ovviamente. Ecco, la cosa divertente è che il confidente che io ho studiato, lo anticipo, come molti, lavora per più governi, e questo faceva sì che almeno c'era la possibilità che alla fine della sua vita potesse dormire nel proprio letto. E infatti, cosa che avverrà, perché poi molti di questi, se vengono scoperti, la vita a un certo punto si blocca, ovviamente, perché vengono uccisi, squartati o altro. E quindi partiamo un po' da quello che mi aveva chiesto Alfredo Viggiano, il palazzo. E qui ho voluto chiamare questa slide sulla soglia di Palazzo Ducale, del Palazzo Ducale, la soglia. Perché Palazzo Ducale, sia come mito, ma anche come rappresentazione, ma anche come realtà, sì, è il luogo dei segreti, ma è un luogo dove i segreti difficilmente si possono indagare, cioè è dal Palazzo Ducale a fuori che i segreti escono. Quindi coloro che parlano e coloro che non dovrebbero parlare, per poi, come gli ambasciatori, poi che parlano, c'è qualche testimonianza, però li troviamo ovviamente fuori il Palazzo Ducale. Ma Palazzo Ducale racchiude quelli che sono i segreti scritti, gli archivi delle magistrature, delle istituzioni che prima abbiamo citato, penso fra tutte gli inquisitori di Stato, che dovevano raccogliere il materiale. E quindi il Palazzo Ducale, il palazzo in genere, che poi gli uffici, le istituzioni che raccoglieva all'interno o anche negli uffici periferici, perché poi non tutto era lì, teoricamente tutto doveva essere conservato lì, ma poi in realtà sappiamo che qualcuno poi si portava il lavoro a casa e talvolta proprio queste carte che finiscono a casa di chi lavora ogni tanto riaffiorano. E noi storici, perché magari qualcuno poi li conserva nell'archivio privato di famiglia, a un certo punto noi li troviamo e diciamo ma questo doveva far parte di questa magistratura, di questa istituzione, e in realtà abbiamo la fortuna magari di trovare delle copie che non si sono trovate nell'istituzione, che magari l'archivio oggi, archivio di Stato di Venezia o il Correro, alla Marciana, in modo particolare l'archivio di Stato, e proprio grazie agli archivi di famiglia, agli archivi privati, noi troviamo copie di questi documenti più o meno sensibili. Ed è un po', queste sono state un po' le mie ricerche negli anni, non indagare documenti pubblici, ma cercare documenti pubblici all'interno degli archivi privati, degli archivi di famiglia. E poi Filippo De Vivo ci dice anche che Venezia la comunicazione è centrale, ma si scriveva poco, soprattutto sulle grandi votazioni, cioè si votava, ma si doveva parlare poco e si doveva ovviamente, qui cito, il dibattito, la discussione, l'elaborazione delle informazioni, cioè la comunicazione politica ai suoi massimi livelli, erano la caratteristica fondamentale della vita politica veneziana. A pensarci bene, il processo decisionale doveva assorbire una quantità impressionante di tempo e di energie. Si tratta di un aspetto poco studiato della storia della Repubblica, a differenza, per esempio, dell'Inghilterra, di altri stati italiani. Ma noi abbiamo soprattutto le carte delle votazioni,
quelle discussioni poi ci sono, non ci sono, e poi sulle la documentazione più sensibile spesso manca. E quindi le chiacchiere, che poi Filippo De Vivo nel suo libro ha studiato, diventano fondamentali per capire come le informazioni passano. E poi quel suo titolo dove mette i barbieri al centro, ovviamente, come divertimento, ma in realtà non lo è del tutto, ovviamente, della sua discussione. In realtà la mezz'ora è corsa, quindi mi... a questo punto quindi arriviamo non rimaniamo a Palazzo Ducale, ma poi ci ritorniamo, ma andiamo a San Rocco. Questa è una, Francesco Pianta, se non erro, la spia. La spia versus, poi io qui ho messo il confidente, l'informatore. All'inizio del mio intervento avrei dovuto un po' definire meglio, avevo accennato qualcosa, il termine. La spia spesso è riferita come la spia nemica, un'accezione negativa, mentre l'informatore che lavora per Venezia o per noi, nel senso di Stato, ha un significato più positivo come il termine di confidente, viene usato il termine più diffuso come confidente. Qui Paolo Preto ci ha dato proprio utili informazioni su questo, sul ruolo anche delle definizioni. O oggi ormai utilizziamo sempre di più il termine più neutro di informatore, informatori. Ecco, questo che noi vediamo, ammiriamo, non vediamo, ammiriamo oggi, la spia è una delle poche, dopo ce ne sono anche altre, ma raffigurazioni che troviamo tra 5 e 600 e che è descritta da un testo, da Cesare Ripa. Tra l'altro sono riuscito a trovare, non so se sia inedito, ma io mettiamo che non lo sia, sono riuscito a trovare anche, al centro vedete anche delle lettere, delle parole, molto male, sono riuscito a trovare anche il significato di queste parole, perché proprio il Cesare Ripa nel 1613 scrive la medesima frase nel suo testo, e praticamente è in latino, comunque ve la traduco subito in italiano, dice che la spia veste, ve la sintetizzo anche, veste con abiti, è astuto e veste con abiti di volpe. E, comunque il testo è online e poi vi do anche il titolo. Questa è stata analizzata anche dagli storici dell'arte e mi ha sempre incuriosito quell'arnese che troviamo nella parte bassa, che qualcuno aveva descritto come una bombarda, una bomba. E in realtà il Cesare Ripa ci dice proprio che, anch'io avevo sempre pensato che lo fosse, quella lì è una lanterna. Il cappello, gli occhi nascosti, l'astuzia, i documenti, e nella gamba troviamo addirittura alla fine, nel tallone, un'ala, quasi la raffigurazione della spia che deve volare e deve raccogliere e portare le informazioni subito e velocemente da una parte all'altra d'Europa o del Mediterraneo. I mercuriali, no? L'ala Mercurio, che sembra così, no? Esatto, sì. No, infatti, e troviamo proprio la medesima descrizione, tra l'altro anche questa la descrizione, e tra l'altro spia poi viene anagrammata in modo diverso nella poesia del Ripa. Il testo è Iconologia di Cesare Ripa Perugino, e lo trovate su Google Libri. Spia, uomo vestito nobilmente. E anche qui sulla spia nobile, non nobile, io ho avuto la fortuna di studiare essenzialmente spie nobili o quasi nobili, quindi anche il tema della nobiltà, magari non riconosciuto, un figlio illegittimo, eccetera, questo è molto interessante, di cosa fa diventare una persona, le motivazioni che spinge una persona a diventare spia, cioè qualcosa un po' di psicologico, però per il 500, che non siamo nel 900, questo è un tema da indagare, che in parte sto indagando,
Tenghi coperto quasi tutto il viso con la cappa. O ferraiolo, che dir vogliamo, il quale sia tutto contesto, coperto gli occhi, orecchi e lingue, terrà con la sinistra mano una lanterna, non una bombarda, un'altra arma, i piedi saranno alati vicino ai quali vi sarà un bracco che stia con il muso per terra odorando in atto di cercare la fiera. Ecco, la volpe, ma in questo caso abbiamo il bracco. Il vestimento nobile dimostra che la spia conviene avere abito ricco. Quindi anche su questo, cioè la vera spia, qui siamo nel 1613, poi in realtà i personaggi i pochi personaggi che io ho studiato e anche altri colleghi hanno studiato, in realtà si comportano così. I veri informatori, i veri confidenti devono muoversi a un livello alto, a livello della corte. Poi ci sono anche le spie più povere che si muovono nei mercati, eccetera, però l'idea mitica, almeno di quella che abbiamo studiato noi, perché poi c'è anche il mito della spia che emerge, ma qui non ci addentriamo, deve essere un nobile o un quasi nobile. E nobile per poter praticare non solo tra la plebe ha paura di uno vestito bene, ma anche fra gli uomini di condizione, che altrimenti sarebbe scacciato dai commerci loro. Perché se uno non si veste bene, poi fa fatica a entrare nei giri che contano. E non potrebbe dare alla corte relazione del momento. Le conviene anche il detto abito, perché vi sono anche di quelli che fanno la spia, che sono tali che per non accrescere l'obbrobrio, l'infamia, il vituperio, lo grandissimo, taccio e lasso di nominarli, quindi lui li ha conosciuti, o fa finta di conoscerli, dico bene, e qui racconta poi i più grandi informatori della storia dell'antica Roma in poi, addirittura anche qualche caso della Grecia. Ecco, antica. E se noi vediamo un po' quello che è raffigurato nella stampa, anche nelle versioni, nelle edizioni successive, un po' è praticamente identico a quello che troviamo da San Rocco da noi. E poi il libro continua con una poesia in latino, un piccolo poema in latino, dove ci sono vari anagrammi, ma vi risparmio oggi. Questa era la spia del 5 e 600. Ma Daru, uno storico che non amava tantissimo Venezia, poi magari ne parlerete nei prossimi corsi, nei prossimi anni, e a un certo punto nella sua Leggenda nera di Venezia, come descrive l'ambiente veneziano, com'era l'ambiente della fine del Settecento quando c'era la Repubblica? Scusa Andrea, dico solo una cosa. Questo Pierre Daru era lui stesso funzionario dell'esercito di Bonaparte, napoleonico, e fratello di un altro funzionario, ed è uno dei primi, diciamo così, che ha accesso ai documenti veneziani quando gli archivi non sono più veneziani, e qui c'è tutta una vicenda di cui forse avevamo parlato in un corso qualche anno fa, e cioè quando arrivano gli austriaci, prima i francesi, poi gli austriaci, poi di nuovo i francesi e poi di nuovo gli austriaci, cosa fanno di tutti questi documenti? Li tengono, li scartano. Allora Pierre Daru ha un occhio, diciamo così, ha una mano su queste operazioni di riordino, e naturalmente è molto interessato a vedere se tutto quello che si diceva degli inquisitori di Stato c'è nello statuto, diciamo così, nel capitolare degli inquisitori di Stato che lui e altri funzionari dicevano di aver scoperto. Quindi questo Daru opera all'inizio dell'Ottocento e scrive un histoire de la République de Venise in cui dice esattamente quello che ha detto Andrea, e cioè le peggiori inequizie, i peggiori crimini, il peggior regime che il mondo abbia avuto è quello veneziano. Basta. È uno dei passi proprio di questa storia uno dei passi di questa storia più famosi è proprio quello riguardante gli informatori, le spie. Le spie erano popolani di ogni professione, cittadini, nobili di ogni classe, ebrei, frati, preti, per la facilità che hanno queste persone di introdursi dappertutto. Sottointeso, noi che abbiamo la libertà francese, lì non c'è la libertà, ovviamente. Vescovi ambiziosi o poveri, forestieri che dal loro paese chiamasi per sorprendere e rivelare i segreti degli ambasciatori della loro nazione, in questo caso magari anche quella francese, chissà. Uomini in odio alla giustizia a cui davano per prezzo dei loro servigi un salvacondotto temporario, eccetera, eccetera. E
Ho voluto mettervi questi due documenti un po' a confronto, perché dall'altra abbiamo la spia nobile che è capace a muoversi dall'alto al basso, dalla plebe alla corte, eccetera, e qui invece qui abbiamo soprattutto le spie popolari, e poi ci sono preti, ci sono ebrei, in questo caso si comportano male, ambiziosi, vescovi ambiziosi, ecco qui. Ecco, quindi questo rapporto poi con lo spionaggio, con il segreto, come cambia nel corso di 2-3 secoli anche dalle persone, ecco, come ci insegnano poi i grandi storici, bisogna sempre controllare chi scrive poi, quali sono le motivazioni per cui uno scrive. E qui arriviamo un po' all'ultima parte dell'incontro, un po' anche le novità di questi anni. Le novità, ovvero chi sono questi personaggi, perché si muovono, da dove provengono. Ecco, per un decennio mi sono occupato di di un confidente veneziano negli anni 70 e 80 del Cinquecento, il suo nome è Filippo Pigafetta, vicentino, e ho avuto la fortuna, sono stato molto fortunato, perché sono riuscito a individuare, oltre le sue lettere private che mandava ai patrizi veneziani, poi ritorniamo al palazzo perché non me lo sono dimenticato, i suoi appunti, i suoi diari, e che sono un po' raccolti in giro nelle case della nobiltà di terraferma e anche in qualche parte finita a Milano, proveniente da fondi che padovani o veneziani. Lui era uno dei confidenti di uno dei patrizi più importanti della Venezia della seconda metà del Cinquecento, uno che si muoveva in palazzo, che aveva avuto ruoli importanti e che si muoveva non lui personalmente, ma i suoi più cari colleghi, tra il Consiglio dei Dieci e gli Inquisitori di Stato. Il suo nome è Giacomo Contarini. E un personaggio di primo piano, importantissima la sua biblioteca, studiata qualche anno fa dalla professoressa Barzazzi, che aveva un'ossessione, questo Giacomo Contarini, aveva un'ossessione turca, era uno dei capi di quel, c'erano due partiti, adesso semplificherò ancora, a Venezia, i giovani e i vecchi, lui faceva parte dei vecchi, che voleva un po' ristabilire l'antica supremazia, l'antico splendore veneziano, in un'ottica filo spagnola e filo papalista, sto correndo un po', però servivano informazioni dall'Italia, servivano informazioni dall'Europa, dal Mediterraneo, servivano informazioni dal Turco. E il mio personaggio, che ho studiato in un decennio lui si muove dall'Egitto, da Venezia sempre come punto centrale, Egitto, Spagna, Inghilterra, Francia, di nuovo in Egitto, in Siria, a Gerusalemme. È una vicenda eccezionale. In 10 anni, ovviamente, all'epoca non era facile muoversi, i cellulari, come ben sapete, prendevano poco nel Cinquecento, e quindi essere un confidente dell'epoca non era assolutamente facile, e poi muoversi in contesti molto difficili. E quindi, se il mio intervento è partito dal Palazzo Ducale, in realtà poi, studiando questi personaggi che svolgevano la professione di confidente, o di informatori, o di spie, doppio, triplo, quadruplo gioco, perché ad esempio lui era molto legato anche alla Spagna e in parte anche al papato, soprattutto al papato, cosa facevano? Erano costretti a portare le loro informazioni, ma come si muovevano? Si muovevano soprattutto non magari all'interno delle magistrature veneziane, perché lì non ho trovato informazioni, ma portavano le informazioni direttamente ai loro patrizi di riferimento, e quindi gli archivi privati, gli archivi di famiglia hanno conservato, conservano tuttora, le relazioni di questi personaggi che girano tutta Europa, e qui c'è un vero tesoro, primo fra tutti io penso al Correr, che è una grande, tutti i miei studenti li mando sempre lì, perché oltre all'archivio di Stato c'è questa importante biblioteca e messa d'archivio che prima o poi speriamo di studiare. Ma poi questi personaggi, oltre a muoversi nei palazzi veneziani, frequentano i patrizi e i nobili nella terraferma o nello Stato d'Amar, e quindi altri archivi di famiglia, della nobiltà, della terraferma, dove troviamo relazioni più o meno segrete, più o meno criptate, perché talvolta sono celati i nomi, talvolta sono scritti
crittografati, troviamo le cifre, i numeri, e non sempre, per lo storico, se non ha la soluzione, riesce a individuare quello che c'è scritto. Io ho trovato spesso delle relazioni sue, ma anche di altri, dove talvolta trovo il nome, talvolta se lui manda la medesima relazione per un altro patrizio, cela il nome perché non si fida totalmente di quella persona, non sa dove la sua relazione potrebbe finire. E poi questi uomini si muovono con grandissima dimestichezza dall'Europa all'impero, ai turchi. E questa la conoscenza di lingue, di varie lingue, e anche la capacità di muoversi in contesti dove non era facile muoversi. Il mio, ad esempio, che ho studiato, riesce a muoversi per più in 10 anni, riesce ad andare 2 volte in Egitto, e una volta viene scoperto perché si era introdotto in un'area off limits. Quindi è un mondo molto interessante, è un mondo che mi ha fatto scoprire anche in queste lettere. Questi personaggi, lui ma anche altri, continuano a lamentarsi. Non sono James Bond, tutti vogliosi, avventurosi e valorosi, ma si lamentano, hanno paura, vogliono tornare a casa, devono mangiare. Spesso, una cosa che ho riscontrato in questo personaggio, ma in altri personaggi, comincia anche addirittura a un certo punto, verso la metà, la fine della loro vita, anche la paura di viaggiare, quindi è un lavoro rischioso, è un lavoro dove si può morire. E nelle lettere, io ho pensato, credevo inizialmente che volessero alzare la posta, avere magari a livello economico un qualcosina in più da parte dei loro patroni, eccetera, ma in realtà da lì emerge proprio una paura, la paura, ecco, della morte, la paura di non ritornare più a casa. E l'ho riscontrato in lui, in questo Filippo Pigafetta, ma anche in altri personaggi studiati da altri colleghi dell'epoca. E poi un po' il collegamento con l'oggi è il livello di spionaggio. È uno spionaggio locale, ma poi la fortuna un po' di Venezia, è uno spionaggio mediterraneo. Quella soglia di prima del Palazzo Ducale non è una soglia soprattutto italiana, ma è una soglia che si muove tra l'est e l'ovest del Mediterraneo, tra la Spagna e i turchi, tra il nord e il sud. E questo è qualcosa che continuerà anche nei secoli successivi. Io ho studiato poco il Settecento, ma lo vedremo anche nei secoli successivi con altri personaggi, alla Casanova e non solo. E, sono personaggi che si muovono con facilità da una corte all'altra. Il mio personaggio nel giro di 3-4 mesi riesce a frequentare la regina Elisabetta prima e Filippo II. E adesso voi dovete immaginare, non era facile, ci vogliono lettere di referenza, ci vogliono contatti ad altissimo livello, e mandare una lettera, avere la risposta, capire se ci si può muovere, era difficilissimo. Questo è un caso straordinario, ma anche quelli studiati da Noel Malcolm, i Bruti e gli altri, sono casi sono albanesi, magari con un livello inferiore all'interno della Repubblica di Venezia, ma si muovono con altrettanta agilità all'interno dell'Impero Ottomano. Quindi questi personaggi hanno una capacità di mimetizzarsi da una parte e di raggiungere i livelli più alti delle corti italiane e europee, che sembra davvero incredibile pensando ai mezzi che avevano all'epoca. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea per molti spunti, e il mio compito è anche un po' quello di introdurre magari qualche vostra osservazione, e mentre rimuginate un po' qualche immagine e qualche parola che ci ha detto Andrea, io provo a fare una specie di mia sintesi, come talvolta faccio, no? Allora, quelli così della mia età, della mia generazione, ovviamente il discorso spie non è tanto relativo, spie, informatori, insomma, est-ovest, non è tanto legato agli studi storici, ecco. Ma chiunque, di noi nati negli anni 50, 60, 70, ricorderà certamente, uno splendido film, che è Il Terzo Uomo. Il Terzo Uomo, che cos'è? È la storia di un luogo tra est e ovest, una Vienna
affascinante, mezza in rovina, non ancora devastata anch'essa, poveretta, dal turismo omologante, per cui si trovano gli stessi negozi nel centro di tutte le città del mondo ormai, ma una Vienna che risente ancora della guerra e della separazione tra Est e Ovest, in cui agiscono. E questa è l'analogia degli uomini ambigui, no? Nel periodo studiato da noi, insomma, dal 500 al 700, non c'è ancora la figura della polide, no? Ma di fatto queste spie che un po' ci descrive Andrea sono in mezzo, a mezza via tra molti mondi, no? Sono anche loro hanno mille vesti, mille travestimenti, da dove vengono, cosa fanno, questo cambiare d'abito. Ricordiamo che l'abito, noi adesso è una banalità, insomma, ecco, ma se c'è un periodo in cui l'abito fa il monaco, è proprio questo, ed è pieno di trattati che ci spiegano come mai l'abito fa il monaco. Non per niente, nel 1788-89, quando qualcuno comincia a decidere di tagliare la testa al re di Francia o di metterlo sotto processo, un po' più tardi anche a ghigliottinarlo, l'importanza dell'abbigliamento conta. Ricordate, l'altra volta abbiamo visto il berretto frigio, scusate sta parentesi. Adesso c'è tutta una polemica, permettimi questa incursione, permettetemela anche voi, no? Sul logo delle Olimpiadi del 26 le Olimpiadi? Va bene, 26. Mi pareva 24. Comunque, le prossime Olimpiadi, quelle di Parigi. Allora lì c'è un logo che è il berrettino a frigio in tre dimensioni. Allora c'è una polemica perché, sapete, i nostri cugini francesi sono simili ma anche un po' diversi da noi. Dicono no, ma quello è un brutto perché è un clitoride. Ma non sembra un clitoride quel berretto a frigio, ma loro si sono fissati con questa cosa qua. Vabbè. E allora poi hanno intervistato una di quelle che ha ideato questo coso e dice no, perché dopo l'antichità il berretto frigio torna in auge nel 1789. I Sanculotti, eccetera, eccetera, la Marianna, poi nell'Ottocento, ma non è vero perché abbiamo visto come un berretto frigio simboleggiava la libertas anche nella stanza della Vogaria. Non mi ero soffermato proprio su questo aspetto, se non incidentalmente, poi l'aveva detto Giorgio Tagliaferro, ma c'è questo berretto frigio. Allora, gli abiti, i simboli, i marchi denotano, connotano gli individui e la loro qualità. I nobili veneziani vestivano maniche diverse a seconda dei ruoli che occupavano e ci sono tutte le descrizioni di questi abbigliamenti e lo stesso le donne. E addirittura nel corso di questo periodo, scusate, sentite la mia voce, ho i raffreddori stagionali, ma insomma, addirittura ci sono delle leggi a Venezia e altrove che si chiamano le leggi suntuarie, perché i ricchi non dimostrino eccessivamente la loro distanza dalle altre classi e anche all'interno della classe dei ricchi. E quindi le donne non possono portare delle zoie oltre una certa cifra, non possono avere tanti anelli di questo, ai banchetti così e colà, devono vestirsi in questo modo, cioè l'abito fa il monaco. Interessante dunque che ci siano dei soggetti che lo cambiano spesso a seconda delle circostanze. Poi sempre cose novecentesche, a me viene in mente, a me piacciono i romanzi, e tra i romanzi più affascinanti, più che James Bond, che secondo me non piace, insomma, vabbè, questo è una mia. E invece sono molto, molto belli e molto interessanti e dovrebbero essere letti per capire la psicologia delle spie d'antan, di allora, i bellissimi libri di Graham Greene o di John Le Carré, che tra l'altro sapevano bene di cosa parlavano perché erano delle spie anche loro per la corona d'Inghilterra. E anche lì c'era un mondo spaccato in due, est e ovest, come qua, i turchi, i protestanti, i cattolici. Vedete quante analogie interessanti si possono tirare fuori. Poi una osservazione anche sulla biografia. Oggi si studiano le biografie. Ma però dobbiamo ricordarci che questo è un salto rispetto
al modo in cui gli storici, come professione, col loro camice bianco, con la loro seriosità, eccetera, nel corso dell'Ottocento, Novecento hanno pensato, perché guardate, anche un uomo che tutto sommato, poi voi sapete, non era un professore universitario, non era, oggi si dice un barone, non era per niente un barone, che era però uno dei più grandi e più colti degli italiani di sempre, diciamo così, Benedetto Croce, diceva, scrisse un libro, che, di piacevole lettura, si chiama Avventure di vita e di passione, in cui fa quattro biografie di personaggi napoletani e non napoletani del 5-600, interessanti, delle vite interessanti. E dice, però guardate che questo è un divertissement, è un'eccezione, perché non è storia. La biografia non è storia. È un po' come, diceva così lui, le servette che guardano dal buco della serratura. Così dice Benedetto Croce. Perché la storia è un'altra cosa, è la società, è la politica, sono le masse o sono anche degli uomini che decidono, ma in un intreccio talmente complesso di forze che se noi studiamo solo le biografie perdiamo di vista questo intreccio complicato che è la nostra vita, insomma. Ecco. Allora anche questo è un elemento interessante. Noi oggi, per capire, e anche i giovani molto, ecco, per capire come funzionano le società di allora e anche quelle odierne, cioè questa cosa, studiamo bene le biografie. C'è tutta una discussione e lascio a voi poi il giudizio se sia un peggio o se sia un meglio, ma insomma c'è questo problema, no? Fino a 50 anni fa si è detto no, studiamo la società, no? Così. E invece adesso si studiano gli individui. Va bene, poi di Daruy vi ho detto e vi dico, visto che Andrea ha cominciato su questi consigli bibliografici, è vero, questa Iconologia di Cesare Ripa è un libro straordinario. È uno dei libri più diffusi e più letti per un secolo e mezzo. Perché è tutto, ed è piacevole di lettura, perché è iconologia. Voi sapete che oggi c'è una scienza nata nel Novecento che si chiama l'iconografia e l'iconologia, c'è un dibattito, insomma, lo studio delle icone, cioè delle immagini, il nostro corso. Come si studiano le immagini? E Ripa, 300 anni prima, scrive un trattato su questo. Cioè, prende dei simboli e li decifra. È molto interessante, ci introduce un po' nei meccanismi di conoscenza del mondo, di cultura, degli uomini di tre secoli fa. Vi ho detto l'altra volta che dobbiamo dismettere i nostri occhiali e cercare di inforcare gli occhiali di chi viveva dentro quell'atmosfera particolare. E Ripa è uno straordinario strumento per entrare in queste conoscenze. Certo, poi c'è il Settecento, lo faremo un'altra volta, perché ovviamente questo forse sarebbe un corso meritevole, insomma, no? Questi personaggi di avventurieri, no? Perché nel Settecento questi qui sono gli avventurieri. Anche questi, senza patria, magari condannati da un tribunale, magari dei parvenu perché vengono, diciamo, dal mondo borghese o addirittura sotto e poi acquistano nobiltà, si fanno nominare conti palatini, vanno in giro per il mondo. Casanova, che deve essere studiato in questo modo, togliendolo così dalla leggenda dell'avventuriere conquistatore e uccisore di femmine, per così dire, invece è un uomo di grande cultura ed è significativo di tutte queste trasformazioni, di queste spie cinquecentesche in un nuovo tipo, romanzesco, dell'avventuriero, dell'uomo che infrange i confini e quindi anche i confini morali, capite? Fa anche il seduttore oltre ogni limite, ma non è solo quello, infrange anche altri confini, no? Di conoscenze, di spazi, si introduce nelle corti dei principi tedeschi e poi in Francia, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è un tema sollecitato da questa discussione a cui speriamo, come dire, di poter rispondere anche nelle prossime occasioni. E poi ho una curiosità, perché ognuno ha la sua formazione, no? Ecco. E di nuovo questo, come dire, fa sentire il peso del tempo che corre. Ecco. Quando studiavo io, anche del cosiddetto gossip, non interessava niente a nessuno. Niente a nessuno. Non c'era il gossip. C'erano delle cose importanti che a un certo punto accadevano, si facevano e poi qualcuno anche ci chiacchierava sopra.
Poi invece questa cosa del gossip oggi invece è studiatissima, quasi sia veramente il gossip il motore della storia, per così dire, no? O di queste società. Beh, anche questo meriterebbe una discussione al di là anche dei limiti del nostro tempo e anche dei nostri compiti istituzionali, però in realtà se noi pensiamo a uno straordinario capitolo di Promessi Sposi, in cui tutto passa voce per voce in questa società di villaggio ed è quello che determina l'azione, beh, forse bisogna cominciare, oltre a rivalutare Casanova come figura centrale della cultura settecentesca da questo punto di vista, bisognerà forse cominciare a ripensare anche a Manzoni come un grande storico dell'età moderna. Va bene, allora adesso do la parola a voi, ho finito con queste riflessioni e se volete sapere qualcosa sulle spie... Ah, ecco, l'ultima cosa. Il segreto invece dentro il palazzo, perché noi dobbiamo pensare, noi ci hanno abituato a pensare il potere come una piramide, vero? Una piramide. C'è la società, ci siamo noi, poi ci sono delle istituzioni intermedie, poi c'è il sovrano, il governo, il re, no? Una piramide. Invece io vi propongo un'altra immagine, un'altra metafora, per così dire. Non la piramide, ma la cipolla. E cioè, sì, la cipolla. Cioè ci sono tanti strati, e la cipolla però è fatta di tutti questi strati. Ecco, e noi ne togliamo uno, ma ce n'è un altro, e poi un altro, e un altro. Non c'è una gerarchia, ma c'è questa stratificazione. Qualcuno dice anche il carciofo, le foglie del carciofo. Allora cominciamo a pensare non alla piramide, ma a queste altre cose, che possono... sono imprecise come tutte le metafore, naturalmente, ma ci abituano forse a ragionare anche in un altro modo. Allora, a Venezia esisteva, quando voi andate itinerari del Palazzo Ducale, non abbiamo dedicato uno spazio a questo perché un po' non mi è venuto in mente, ma non mi è venuta in mente la persona a cui affidare questa cura. Quando noi facciamo il nostro itinerario, così torniamo dentro il palazzo, voi sapete che adesso si paga un po' di più, no, paghiamo anche noi veneziani, mi pare, perché andiamo gratuitamente, ma questi li paghiamo. Gli itinerari segreti, vero? Ci sono itinerari segreti. Cosa sono itinerari segreti? Beh, sì, perché piace, c'è la tortura, ci sono ma non è questo l'itinerario segreto. L'itinerario segreto è la cancelleria ducale, cioè dove dei non nobili, ma privilegiati, cioè erano abbastanza vicini al cuore della cipolla, va bene? Non quelli esterni, ma i cittadini privilegiati avevano il compito di tenere tutto quello che diceva Andrea Savio, cioè gli archivi, le carte, tenerle segrete. Cosa vuol dire tenerle segrete? Vuol dire esattamente questo, talmente segrete che neppure i nobili potevano vederle senza permesso del Consiglio dei Dieci. Cioè un nobile che occupava una delle innumerevoli 135, mi pare così, a un certo punto conteggiate a fine 500, magistrature, non è che poteva dire sì, scusa, adesso io vado in segreta a prendere quel documento. Perché gli interessava quel documento? Perché voleva vedere un'antica legge, perché voleva vedere il patto che era stato fatto col sultano? C'era una necessità operativa, naturalmente, non una curiosità storiografica. Assolutamente no. E chi aveva il potere invece di controllare queste carte, di poterle gestire, erano i cancellieri ducali, che erano odiati da una parte della nobiltà, perché dicevano: ma come, noi siamo nobili per privilegio, sediamo nei consigli, nel maggior consiglio che vedremo la prossima volta con Giorgio Tagliaferro, e non possiamo vedere queste cose, mentre questi qui che sono dei semplici cittadini possono farlo? Era così. Quindi c'era un gubernaculum che era gestito da una strettissimo numero di veneziani che collaborava con questi, diciamo così, burocrati ante litteram, grandi funzionari della prima età moderna, che avevano la capacità di ordinare e quindi anche poi di spulciare dove era necessario questi archivi.
Siamo qui per rispondere alle vostre curiosità. No, aspetti un secondo, allora lì, perché c'è il microfono. Lì, guarda, dietro. Un attimo. E poi qui. Scusatemi, volevo soltanto sapere se era una scelta il diventare una spia, cioè un lavoro, chi è che sceglieva di fare la spia o chi imponeva o era un'imposizione da parte di qualcuno e come si diventa spia? Sì. Che roba, come poi viene scelto, no, naturalmente. Esatto. Io voglio e poi qualcuno. No, no, facciamo uno alla volta, sì, sì, rispondi pure. Allora, qui i casi della vita sono molto diversi. Quelli studiati un po' da Filippo De Vivo troviamo dalla donna, l'inserviente, la cameriera, eccetera, che spesso magari c'è un bellissimo caso analizzato nei primi del 600 dove non vengono nemmeno credute perché donne. E quindi c'è anche un problema del valore della parola data in base alla presenza di una determinata parte della società o se donna, uomo o chi rappresenta. Ecco, nei casi che io ho studiato, io mi sono occupato essenzialmente di nobili o quasi nobili, mettendo dentro questo quasi nobili tutta una serie, una gamma di persone non riconosciute dal padre, non riconosciute dalla famiglia, eccetera, eccetera. Chi sono? Essenzialmente sono persone di ottima cultura, quindi si sono formate nelle case nobiliari. Filippo Pigafetta conosceva una decina di lingue, conosceva dalla storia, la geografia, al greco, cioè anche il greco avevano il loro precettore, tra virgolette maestro privato. Siamo nelle campagne vicentine, nella zona di Bassano, quindi nemmeno nelle città principali. Questi ragazzi si formano nella cultura militare della metà del Cinquecento e poi, nel suo caso, gli muore il suo cugino e quindi riceve una piccola rendita, mette a frutto le sue capacità militari, le sue conoscenze militari, scrive qualcosina anche sul tema del militare, sull'ingegneria militare, che a quel tempo piaceva molto. Comincia a frequentare lui, come altri confidenti dell'epoca, dei circoli pratici, magari vicino all'Università di Padova, a delle accademie, e da lì comincia il giro delle conoscenze all'interno prima della Repubblica di Venezia. Questo è comune a diversi personaggi che si muovono tra Venezia e la terraferma. Conosco un po' meno la realtà delle spie o dei confidenti che si formano nello Stato d'Amar e quindi magari hanno altre vie, ad esempio quest'ultimi magari si formeranno direttamente a Costantinopoli e quindi poi verranno pagati, prezzolati e passeranno dall'altra parte. Però sono vicende diverse. Questi personaggi, invece, la capacità di questi personaggi è conoscere l'ambiente e poi viaggiare. Quindi molti di questi personaggi o poi svolgono la professione di mercante con le conoscenze che avevano acquisito in precedenza o, come nel caso di questo Pigafetta o di altro, di viaggiatore, che all'interno del termine viaggiatore c'è di tutto e di più, e poi vendono le loro conoscenze di viaggio, le loro carte, le loro esperienze, i loro diari, a vari personaggi, quindi possono inserirsi in mondi che difficilmente avrebbero conosciuto. Proprio uno che viaggia in Africa, in centro dell'Africa, in Egitto, eccetera, e è un personaggio, cioè, ce ne sono, perché nel 500 ce ne sono, ma comunque sono abbastanza limitati. Poi scrivono le loro relazioni, non tutti quelli che viaggiano scrivono, e poi vendono, regalano le loro relazioni. Ecco, questo essenzialmente è uno che dice: io faccio il viaggiatore, ho già fatto viaggi in precedenza, ha già un curriculum adatto per svolgere questa professione. Se posso dire una cosa, ecco. Allora, una cosa secondo me che dobbiamo tenere in considerazione è questa, che noi pensiamo, lo ripeto sempre, scusatemi, ecco, ma noi pensiamo sempre di, è l'errore che fanno, non è l'errore in chi ascolta, è l'errore che fanno più frequentemente gli studiosi di storia, le studiose di storia, anche quando dicono non dobbiamo incorrere in questo peccato, ma poi lo fanno questo peccato, e cioè è quello talvolta di un po' semplificare, diciamo così. E queste semplificazioni sono anche necessarie perché poi alla fine
a casa bisogna arrivare e quindi magari scegliamo la via più breve, anche se non è la più bella. E però ci sono delle cose. Io ad esempio non ho studiato le spie, queste, ma altre figure, altre forme. Insomma. Allora noi pensiamo che qualcuno faccia tutta la vita la stessa cosa. E cioè uno è una spia, uno è un avvocato, uno è un medico anche. E quello è questa etichetta che noi diamo, perché a un certo punto emerge da questa roba oscura che è la storia, di cui noi percepiamo ovviamente un microbo. Allora diciamo, no, beh, quello è il medico, quella è la spia, quello è... No, non è detto che sia così. Allora c'è una pluralità di cose che gli individui facevano nel corso della loro vita, per cui nel corso della vita di X o Y può esserci un momento dentro una particolare congiuntura in cui uno viene sollecitato, perché si trova a vivere in una certa congiuntura, in un certo ambiente, a fare l'informatore. Quindi può essere che la sua, tra virgolette, la sua formazione, la sua legittimazione, il modo in cui lui crea delle conoscenze, si inserisce in certi ambienti, sia altra cosa rispetto al lavoro di spia, ma poi capitando dentro quella rete è facile che venga sollecitato a far quello. E io non conosco questo mondo, ma credo che sia molto simile a quanto sto dicendo. Penso al caso di Casanova, no? Non mica che lui nasce a un certo punto per fare l'informatore, ma dentro il suo mondo e la sua volontà, tra virgolette, di esistere, fa anche quello. Confermo, nel senso che molti di questi vogliono cambiare, cioè non sono felici della loro vita, vogliono avere una rendita, vogliono diventare cortigiano, magari non a Venezia, ma in una corte un po' più grande, avere una casa, avere una famiglia. Molti di questi non hanno famiglia, quindi vogliono delle cose magari semplici, ma non è sempre possibile. Quindi confermo, sì, totalmente quanto è stato appena detto. E ricordo un'altra cosa: se c'è una parola chiave di questa società seicentesca, e poi con Casanova già cambia, però c'è questo cambio settecentesco, come nel corso della metà dagli anni 40, 50, c'è veramente una trasformazione in tanti campi, in tante attività. E se c'è una parola chiave è la dissimulazione. Cioè c'erano proprio dei manuali, c'era un famoso manuale scritto da un suddito napoletano che si chiamava La dissimulazione onesta. Perché i cristiani non possono mica dire le bugie, questa non è una cristiana, allora no, però ci sono dei casi in cui è lecito dire le bugie. Allora immaginatevi questo sistema di corte così, in cui è lecito dissimulare, cioè dire qualcosa che non si pensa ma a fin di bene. Per cui questo era ulteriormente complicava la vita della spia, perché che notizie prendo, ecco, cosa mi hanno detto? Magari hanno dissimulato, no? Hanno creato una... E poi un aspetto affascinante per me che andrebbe studiato è la poliglossia, cioè la gente che parla tante lingue. Questo è molto interessante, perché anche qui noi pensiamo a una società in cui uno parla il suo vernacolo, il suo dialettino, il famoso quando Leonardo arriva a Milano non si capiscono perché lui è toscano e lì parlano tutti in dialetto. Sì, però dentro quello stesso mondo ci sono anche degli individui che conoscono 3, 4, 5 lingue. No, c'è una domanda qua. C'è una signora qua. Chi era questa? Ecco. Poi lei. Sì, mi domandavo, finché lei parlava, se ci sono analogie tra l'informatore e il diplomatico. Cioè, il diplomatico. Sì, sì. Se la diplomazia, diciamo, ha le sue origini non in questo contesto, ecco. Questo all'inizio avevo detto non parlerò degli ambasciatori, mi concentrerò essenzialmente sulla spia, il confidente come professione quasi a parte, ma gli ambasciatori e il corpo diplomatico, e ogni ambasciata aveva un tot di persone appresso, 10, 20, 30, poi pensiamo anche alle capitali più importanti, penso alla Spagna o all'ambasciata veneziana, anche in altre realtà, anche dove c'erano dei consolati
veneziani, quindi dove non c'era un'ambasciata, c'era tutto quanto un mondo di personaggi che svolgeva la professione di spia, e certe volte anche l'ambasciatore stesso era costretto, soprattutto in certi momenti, tutti gli ambasciatori, tutti coloro che finivano a Costantinopoli avevano o dovevano, appena tornavano, fare una relazione, scrivere una relazione e spiegare chi avevano incontrato, cosa era successo, se avevano incontrato dei confidenti veneziani, se avevano svolto attività di spionaggio essi stessi, eccetera. Quindi l'ambasciatore è di per sé una delle prime funzioni dell'ambasciatore, soprattutto per il primo Cinquecento e anche per il resto del secolo, ha questa funzione. Poi c'è l'aspetto economico e non solo, ma il ruolo diplomatico è fondamentale. La spia è all'interno della diplomazia, soprattutto per quanto riguarda l'esterno. Poi oggi abbiamo parlato anche di Venezia, è più interno, sono gli altri che spiano Venezia, ci sono gli ambasciatori spagnoli che hanno le loro reti di spia, eccetera, eccetera. Racconto solo un aneddoto: nel 1576-77 c'è la peste di Venezia, come ben sapete, e a un certo punto tutte le ambasciate vanno fuori la città, cambiano sede di residenza e per qualche tempo qualcuna si sposta a Padova, poi a un certo punto 5-6 si spostano a Vicenza. Io una volta ho scritto, quasi divertendomi, Vicenza diventa la capitale della Repubblica perché tutte le ambasciate si spostano perché c'era la peste. E a un certo punto ci sono tutte quante queste spie, questi confidenti, insomma a un certo punto quasi una Berlino Est ante littera, perché poi tutte le ambasciate avevano i loro informatori che da Venezia, un po' sono morti perché c'era peste, hanno dovuto spostarsi in questa città di provincia secondaria, perché insomma ovviamente anche dovevano trovare posto dove andare a dormire, i palazzi, per conoscere una nuova realtà, e lì era molto divertente perché lì si studiavano uno con l'altro, frequentavano le feste, eccetera, anche se era un periodo di pestilenza. Quindi la diplomazia è fondamentale. In quel caso ricordo addirittura che c'è una dei più importanti spie portoghesi che poi passa nel campo spagnolo, quindi ecco, anche Vicenza in quel momento diventa una città non secondaria ma primaria nel momento dello spionaggio diplomatico dell'epoca. Volevo chiedere un aneddoto curioso di qualche avventura del personaggio che lei ha studiato. Solo questo. Tanti in questo momento. Quello più curioso è quello più legato allo spionaggio. Quando nel suo viaggio tra l'82 e l'83 parte da Venezia a Vicenza e si reca a Torino, poi arriva in Francia, a Parigi e poi lui deve raggiungere l'Inghilterra e prima di Calais alcuni sospettano che lui sia una spia e come spia ha delle tasche segrete sia nel vestito sia dove, nel carro, nel cavallo che lui aveva predisposto altre tasche, dove nascondere le lettere che gli servivano per raggiungere poi successivamente Elisabetta I. Sempre legato a lui, qualche settimana dopo, qualche giorno dopo, lui si incontra, cioè lui è ospitato dal capo dello spionaggio inglese, Whittingham, quindi uno a capo delle spie inglesi, che aveva una casa affittata ad altri vicentini, c'è la rete mondiale vicentina all'epoca, lui si muove con la rete. E a Londra cosa succede? Lui però lavora per gli spagnoli, non lavora né con gli inglesi né con i vicentini che all'epoca erano filo inglesi e deve incontrare l'ambasciatore spagnolo che all'epoca voleva assassinare tra l'altro Elisabetta I con tutta una congiura eccetera eccetera. E dove si incontrano? Si incontrano in chiesa e c'è il diario del cugino che dicono che si incontrano dentro il confessionale per non farsi scoprire. Ecco, due aneddoti collegati al fatto che già all'epoca avevano predisposto dei piccoli scompartimenti segreti, delle tasche, eccetera, e i luoghi dello spionaggio per non farsi vedere, non farsi incontrare all'interno del confessionale, eccetera. Ecco, quindi due aneddoti però che ci fanno capire che anche nel Cinquecento celare questo era fondamentale. Grazie. Allora, io farò una domanda molto semplice al professore qui.
Torno indietro un attimo sulla figura della spia, ok? E vorrei fare una trade union, diciamo un confronto con il termine serenissima. Dai, penso che abbia capito a cosa voglio mirare con questa domanda, cosa voglio chiederle, diciamo, ecco. Quindi quanto le spie... Torniamo un po' indietro, abbastanza indietro direi, perché 600, visto che è stato approfondito molto, però vorrei anche per un equilibrio qui di conferenza anche parlare un attimo indietro nel tempo, prima quindi del 600. Questo concetto comunque di serenissima, che cosa significava, e il confronto, cioè e il parallelamente il rapporto della, con la spia, della spia, la figura della spia, diciamo, ecco. Penso c'è sì. Una... Beh, tanto cosa significa serenissima, ecco, se no, non si capisce. No, la sua domanda, cioè almeno prego, so io poi mi faccio aiutare dal professor Vigiano sì. Al massimo. No, penso al primo Cinquecento, penso alla guerra della Lega di Cambrai e penso al ruolo che dice di no, quindi al ruolo che hanno avuto i diplomatici e i confidenti per recuperare tutte le terre che ci sono stati tra il 1513. Posso? Sì. Allora, serenissima deriva da sereno, è un modus, diciamo, un comportamento che pretendeva la Repubblica, che aveva imposto la Repubblica a tutti gli ambasciatori, cioè, non solo, a tutte quelle persone. Io vado all'archivio di Stato, per cui che si rapportavano con l'estero, cioè era come per dire: mi trovo davanti lo straniero, il re, sovrano qualsiasi, o un altro ambasciatore, però non devo far trapelare nulla di quello a livello sociale, economico, politico, in tutta diciamo le salse, tra virgolette. Di quello che succede all'interno dell'impero veneziano, dello Stato in generale, Stato da mare e Stato da terra. Ecco, questo a me risulta. Ecco, se posso dire. Che arriva serenissimo, serena. È una specie di facciata, allora, sì. Ed è un concetto che non c'entra con quello che, scusi, con tutto rispetto, con quello che mi ha detto lei. Bene. Bene, allora, questo rapporto sì, visto abbiamo, con le spie, basta. Volevo capire, approfondire allora, questo. Per concludere diciamo che serenissimo e spie non c'è nessun rapporto. Non c'è nessun rapporto perché la serenità del potere è una qualità che emerge già dalla letteratura classica, così, per così dire, e poi si diffonde in questi manuali del Rinascimento e dell'età barocca che insegnano a definire i componenti del potere secondo una serie, come dire, di titoli, perché abbiamo detto che la società è tutta segmentata in scalini, no? Allora, anche la Repubblica di Genova è serenissima. Non ha a che fare, come dire, con l'attività estera, rapporto agli altri, è la serenità del potere. Il potere deve mostrarsi imperturbabile e quindi sereno. Perché è al di sopra della mischia. Poi, no, vabbè, insomma, serenissimo è un termine che ricorre, è un termine che definisce dei poteri sovrani di altri stati, non è solo veneziano. E che fa parte del mito. Dopo i veneziani lo accolgono, poi c'era un amico qui l'altra volta che dice, ma cos'è la serenissima signoria? Beh, quella è una magistratura che ha questo titolo e assume... la serenitas, diciamo così, in questo senso. Ecco. Va bene, grazie e arrivederci alla prossima e ultima...